Bentrovati amici di Mistero, sempre da vostro Daniele Bossati. Iniziamo così, mette male, eh? Ecco, facciamo i bravi anche da casa, fate i bravi se potete. Beh, da dove vi stiamo parlando oggi? In questa seconda puntata abbiamo portato a Viseu. Ecco, bellissime opere maioliche, mettete un like. Ecco, queste opere sono la benché minima parte del tesoro, mio tesoro, della cattedrale di Viseu. Ecco. Ovviamente non è tutto qui, anche perché qui ci sembra poco. Ecco, diciamo che della cattedrale, ecco, questa è la parte bassa, no? È il chiostro, conoscete il termine, no? Il chiostro, ben noto nelle strutture dei conventi francescani, dove ci sono i fraticelli. Ecco, e all'interno delle solite, ecco, strutture architetturali si può ammirare un tesoro di inestimabile valore. Pensate bene, se un po'. Ovviamente noi abbiamo l'esclusiva di cameraman, è già, e loro fa apposta. Ecco, abbiamo l'esclusiva. Il museo è aperto solo per noi. Dovete sapere che quando siamo arrivati, ecco, abbiamo chiesto se potevamo usufruire di quella loro concessione esclusiva per le nostre telecamere di Mistero casa mia, per appunto farvi, no? No? E farvi godere di questo immenso tesoro, anche se pur stando a casa, ecco. La risposta è stata magnana. Si preoccupano molto per la salute nostra, no? Del fonico, del cameraman e del sottoscritto, quindi noi andiamo a magnare, seguiamo il consiglio. Ma prima di lasciarvi, ecco, possiamo vedere che ci sono dei lavori in corso. Stanno strutturando via nei coppi. C'è la scala qua, la vedete? La scala, grande cameraman, sai campare, che stanno smontando, rimontando cose. Abbiamo l'albero genealogico della cattedrale, ecco, mani, carceri, no, per la serie, non rubare che ti mandiamo in carcere, cose, mani e ancora. Ma questo è l'albero genealogico delle mani. Devo però dire, ecco, che io e il cameraman ci siamo trovati a riconoscere subito le persone del posto e che, diciamo, hanno tutte un bel viseo. Quelle col viseo brutto non sono del posto, ecco. Dobbiamo dire che rispetto alla media che ci abitua il portogallo in questi giorni, il livello di patata qua alto. Ma chiudiamo, ecco, con all'interno di questo, ecco, tesoro, almeno una parte, ecco, della cattedrale, con la macchina da cucire più vecchia del mondo. Prego il cameraman di farci vedere. Ecco, potete ammirare. Ci stanno ancora i pedali, no? Un cretino. Noi facciamo un giro panoramico grazie al cameraman. Ecco, magari riusciamo a gustare la maestosità. La 1, la 2 o la 3, di questo posto, ecco. E vi lasciamo con il mistero della puntata in questione. Ecco che oltre alla macchina da cucire più vecchia, c'è
il mistero della bella addormentata. Questo se le date un bacio mozzi, perché sono anni che non vedo un uomo, quindi cose e cose. Ecco, vi dobbiamo lasciare sotto a sta porta, nella porta, nella porta, nella porta, nella porta. Porta un po', che cazzo, si pare, ecco. Ecco, noi tra un po' il sacro e il sacro, nonché tra il profano e cose e cose, ecco. Non ci accingiamo verso l'uscita, se il cameraman, ecco, ci vuole beneficiare della vista in uscita di questa stupenda cattedrale, qui non abbiamo visto praticamente niente. Ecco, questa nostra seconda puntata vi lasciamo con una bellissima panoramica. Ci avete fatto mai caso quanto è lunga questa parola? Io l'ho appena notato. Ecco, da parte del vostro Daniele Bossari Santanelli, del cameraman che si sta divertendo un sacco oggi, bravo, sei proprio un fetente. No, io ti conosco buono a te. Vabbè, e il fonico che come sempre si fa sentire anche lui a modo suo. Ecco, vi lasciamo con Tucci il giorno a me. Mi raccomando, come sempre, likeateci. Hashtaggateci il crocettino là, twittateci, e che più ne ha più ne mettiate, hashtaggate, likeate, twittate, cose cosate, per ora e solo per ora, da Viseu. È tutto, Daniele Bossari, il cameraman e il fonico, per voi, mistero casa mia.